7 ottobre 1571. A Lepanto una flotta europea riunita dal Papa sbaraglia la flotta turca, data per invincibile, assestando un durissimo colpo al califfato e allo jihad islamico. Ma facciamo un passo indietro. Siamo nel XVI secolo e la Repubblica di Venezia è alle prese con l'espansione ottomana nelle isole del Mar Egeo, sotto il suo dominio. Nel 1571 avviene la tragedia di Cipro, dopo un lunghissimo assedio e una eroica resistenza da parte dei veneziani. Tristemente va ricordato Marcantonio Bragadin, bailo veneziano di Cipro, che rifiutò la conversione all'Islam e per questo venne martirizzato terribilmente. La sua sorte scosse l'intera Europa ed ebbe come effetto l'immediata mobilitazione delle principali forze europee. Papa Pio V istituì la Lega Santa, una flotta composta per metà da navi veneziane e per metà da navi delle principali potenze europee. Così, il 7 ottobre 1571 si svolse la battaglia di Lepanto, che vide vincere i cristiani sui musulmani. Di particolare rilievo fu la figura di Sebastiano Venier, che all'età di 75 anni partecipò attivamente allo scontro. Secondo alcune fonti, il Papa ebbe una rivelazione della vittoria il giorno stesso della effettiva sconfitta dei turchi e fece suonare le campane a festa a mezzogiorno. Ancora oggi la festa rimane intitolata alla Madonna del Rosario e tra i Veneti è tradizione festeggiare mangiando i vigoli con ragù di Arna.